Eder. Mech. Pallister. Non sono ancora emerse risposte chiare sulle cause della morte di Alessandra Ollari, la donna di 53 anni scomparsa il 29 giugno 2023 e ritrovata il 2 febbraio 2024 in un'area verde di Via Sidoli, a Parma. La perizia del medico legale Donatella Fedeli, richiesta dalla procura, ha escluso la presenza di traumi significativi a livello scheletrico. Tuttavia, a causa delle condizioni gravemente deteriorate del corpo, privo di organi e tessuti, le cause della morte restano non identificabili al momento. Si ipotizza che il decesso possa essere avvenuto tra 6 e 12 mesi prima del ritrovamento. Gli esami tossicologici non hanno rilevato tracce di stupefacenti o farmaci, ma l'assenza di liquidi biologici, come il sangue, impedisce di determinare la presenza di altre sostanze potenzialmente letali al momento della morte. Il corpo è stato scoperto da un passante, nascosto tra la vegetazione in un prato vicino a una strada, a circa 2 km dalla sua abitazione. La scomparsa di Alessandra era stata denunciata dal compagno, che aveva riferito che la donna era uscita per fare la spesa. Attualmente, è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario, ma non ci sono indagati. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.